E alla fine, dopo rinvii e polemiche, la terza variazione del bilancio viene discussa e approvata nella seduta del Consiglio regionale. La maggioranza in aula ritrova l'unità che le consente di far passare il provvedimento. Vedremo nel dettaglio le scelte compiute che vanno ad incidere in molti ambiti diversi, anche nella sanità naturalmente, dove ci sono 46 milioni, 36 per la parte corrente e 10 per Cisanello. Proprio sulla sanità c'è stato un confronto serrato tra il portavoce dell'opposizione e il presidente della Giunta. Le comunità energetiche rinnovate rappresentano una strada interessante per far fronte all'emergenza che stiamo vivendo e i consiglieri, con 31 sì e una sola astensione, votano la prima legge toscana per sostenerle. Il 30 novembre si celebra la festa della Toscana con un tema al centro, la libertà d'espressione, quella sancita dall'articolo 21 della nostra Costituzione. Vi spieghiamo il programma, che avrà due poli principali, Firenze e Cascina, e gli obiettivi delle manifestazioni, che comunque coinvolgeranno tantissime città. Ambiente, approvati i bilanci e i piani di investimento per i parchi di San Rossore e della Maremma, rigenerazione urbana, i comuni toscani sono stati tutti esclusi dai bandi nazionali e ora chiedono, e se ne fa interprete il Consiglio intero, che siano erogate nuove risorse per ampliare le graduatorie. Tra i diritti sanciti dalla nostra Costituzione, l'articolo 21, c'è anche quello alla libertà di espressione. L'abbiamo spiegato, con l'aiuto di un giurista, nel quaderno multimediale della Costituzione, una produzione di Telegranducato, un progetto nostro insieme alla Scuola Superiore Sant'Anna. Qui a Firenze si presentano gli eventi principali del giorno della festa. Non saranno i soli, perché in questi ultimi anni la manifestazione si è diffusa davvero in tutto il territorio. Ad ogni modo, al mattino si riunirà il Consiglio regionale e ci saranno anche Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, e Federica Angeli, giornalista di Repubblica, minacciata dalla mafia e per questo costantemente sotto scorta. A loro il compito di segnarci, di indicarci quella che può essere la strada su queste questioni. Poi ci confronteremo insieme ai sindaci, saranno tanti, verranno da tutta la Toscana. Insieme ai Gonfaloni arriveremo nella Piazza della Signoria e lì ci sarà un momento aperto a tutta la cittadinanza. La sera del 30 il centro della festa si sposterà a Cascina. Al teatro ci sarà un evento che celebrerà quelle leggi leopoldine di due secoli e mezzo fa che abolirono la pena di morte. Nello stesso momento ricorderà Gregory Summers, il 48enne del Texas, sepolto proprio a Cascina. Prima di morire con l'iniezione letale, era stato condannato a morte, aveva espresso il desiderio di essere portato fin qui in Toscana. Il motivo? Negli ultimi mesi di prigionia aveva avuto una fitta corrispondenza con gli studenti della scuola media. La rappresentazione al teatro si intitolerà Voci di Libertà. Sarà un evento molto bello, aperto soprattutto ai ragazzi e ragazzi più giovani, alla presenza di Gaia Nanni, di tanti altri ospiti, penso Truppi, penso Vasco Brondi. Sarà un momento in cui coinvolgere le ragazze e ragazzi più giovani. E nel mentre ci sarà un momento in cui illumineremo principali monumenti delle nostre città. Perché la luce? Io penso che serva illuminare, serva che ci sia più luce in uno dei momenti più bui del nostro tempo, e quella luce è la luce della libertà, la luce dei diritti, la luce dell'umanità. Insomma, un programma intenso che continuerà anche nelle settimane successive con altre iniziative che stiamo mettendo in campo. Sul palco si alterneranno artisti e testimoni. Gaia Nanni ha partecipato anche alla conferenza stampa di presentazione. È un percorso di parole e canzoni attorno al tema della libertà. Ci sarà una pagina iraniana a cui tengo moltissimo, passeremo dal Sud America, ritorniamo nella Toscana e uno dice: com'è possibile tutto questo? Beh, quando si parla di libertà forse è possibile, perché le frontiere diventano davvero accoglienti e i confini si fanno più labili. Tanta musica e tante parole, speriamo tutte urgenti e importanti. Soddisfatto anche il nuovo presidente della Città del Teatro, che dunque ospita l'evento clou di questa festa. È un teatro importante nella nostra zona, un teatro con più sale, è un teatro che ha una vocazione ad affrontare i temi dei diritti, della socialità, dell'inclusione. Insomma, è un teatro che chiama un po' quello che è il tema della festa della Toscana. Siamo molto contenti di questo, il programma è bellissimo, crediamo che sia, pensiamo di dover fare un bel teatro pieno e anche di divertirci il 30, perché
è un programma che presuppone di parlare sì di diritti, ma con un tono leggero, con la bellezza della musica, di grandi artisti, e quindi siamo molto contenti. Con Mazzeo ci sono gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Dobbiamo essere orgogliosi di essere toscani, proprio perché siamo all'avanguardia sul piano dei diritti, lo siamo sempre stati. Ecco perché è veramente attuale ricordare questo e dare concretezza citando l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di espressione del pensiero. In un momento in cui ci sono purtroppo ancora ingiustizie, soprusi, violenze, dobbiamo affermare con forza la libertà di esprimere il nostro pensiero. È un appuntamento importante, la nostra festa, è la festa dei toscani, di una terra che fonda la propria natura, la propria storia, le proprie radici sulla tolleranza, sui diritti, sulla possibilità di concedere agli altri le espressioni massime delle libertà. E questo è un momento, a mio avviso, anche a livello internazionale molto importante. Il mio pensiero va alle donne in Iran e a tante persone, tanti giovani che vedo in queste ore manifestare per la propria libertà, per i propri diritti, e pensare che in questo momento a livello internazionale non si sta muovendo granché. La libertà d'espressione è un tema controverso, perché sicuramente anche le nuove tecnologie, le piattaforme social, da un certo punto di vista ampliano questa opportunità e questa possibilità, permettendo a tutti di poter esprimerla. Da un altro punto di vista potrebbero contrarla in maniera significativa e anche preoccupante. Il fatto che la Regione Toscana, che il Consiglio regionale della Toscana, si interroghi e dedichi la propria festa a questo tema è, secondo me, una bellissima notizia. Spieghiamo in poche parole cosa sono le comunità energetiche rinnovabili e perché soprattutto oggi diventano così importanti. Intanto le possiamo definire collaborative, perché l'energia viene condivisa. Sono composte da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali, ma anche cittadini privati, magari attraverso le associazioni. Scelgono insomma di produrre da soli l'energia da fonti rinnovabili e poi, come dicevamo, la condividono. Erano tre diverse le proposte di legge regionale per sostenerle e favorirle. Alla fine però già nella commissione si è fatta sintesi ed è rimasta una sola proposta. È un tema sicuramente che è molto caldo in questo momento, un tema molto sentito non solo dalle imprese ma da tutte le comunità, dai comuni, dalle associazioni e anche dal terzo settore. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno contribuito a costruire un testo, quindi arrivando ad un solo testo dopo che erano stati presentati tre testi di legge, quindi abbiamo fatto un lavoro tecnico tutti insieme, perché il valore di questa legge era proprio quello della alta condivisione che dovevamo avere da tutta l'aula consiliare. Ringrazio anche la Giunta, gli uffici della Giunta, e con questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. I commenti sono favorevoli, al voto c'è una sola astensione, le proposte originarie erano state presentate dai capigruppo di PD 5 Stelle e gruppo misto. La legge nasce da una decisione della Giunta e rappresenta, come abbiamo sentito, una forma di sperimentazione, un primo passaggio con 100.000 euro stanziati proprio nella variazione di bilancio per il 2023-2024. Vogliamo favorire la nascita delle comunità energetiche e intendiamo supportare e finanziare questa nascita attraverso la formazione, attraverso il riconoscimento anche delle spese di progettazione, e poi la Giunta allocherà risorse europee per circa 20 milioni. Crediamo che questo sia veramente uno snodo fondamentale che la Toscana deve cogliere, e quindi dobbiamo fare tutti gli sforzi e dare a disposizione tutti gli strumenti affinché le comunità energetiche nascano, e nascano in un numero più possibile elevato. Più articolato il giudizio dei consiglieri di centrodestra, da cui emergono alcune criticità. Noi lo diciamo francamente, non siamo del tutto soddisfatti della legge che ha prodotto oggi il Consiglio regionale. Ci sono messi troppi pochi soldi, ci sono dei meccanismi di governo
delle procedure che non ci convincono fino in fondo, ma abbiamo voluto fare un'apertura di credito anche rispetto agli impegni della maggioranza di rivedere il testo di legge subito nel primo trimestre del 2023, dove, per quanto ci comunica oggi in aula l'assessore, verranno investiti 20 milioni di euro. Comunque una bella risposta della politica a tanti cittadini, a tante imprese che chiedono appunto un intervento in questo senso. Sono state diverse visioni politiche anche sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, però oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge. L'unico punto su cui a noi abbiamo chiesto un impegno, l'assessore Monni se l'è preso finalmente, è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti, quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche, e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. La panoramica si chiude con il capogruppo di Italia Viva soddisfatto dell'approvazione dell'atto. Abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità nella produzione e nell'accumulo dell'energia qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato, soprattutto il mondo del no profit, e nel contempo la possibilità di integrare le comunità appunto di cittadini, di imprese, di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo. Sul tema in Regionando interviene anche il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo. Sono davvero orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato oggi una delle prime leggi in Italia sulle comunità energetiche. Sostenere le comunità energetiche vuol dire indirizzare la Toscana sempre più verso il green. La Toscana ha l'obiettivo di diventare una delle regioni più green d'Europa. Stiamo facendo già tanto con il fotovoltaico, con la geotermia. Le comunità energetiche servono a costruire condizioni per cui anche piccoli territori, piccole comunità si possano mettere insieme e possano produrre energia verde. Questa è una sfida di civiltà e sono felice che oggi il Consiglio regionale abbia fatto la sua parte. A proposito di ambiente, il Consiglio regionale ha approvato i bilanci del Parco della Maremma e di quello di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Nel primo caso, bilancio 2021, l'aumento del valore della produzione sfiora il 7% e ammonta a 2 milioni e 100 mila euro. Per il parco Pisano e Lucchese invece la produzione oggi è di 5 milioni e mezzo, con un aumento dei contributi della regione e anche dei ricavi per prestazioni di attività commerciali. Ne parleremo meglio comunque tra una settimana e ascolteremo le ragioni per cui il Consiglio regionale adesso chiede al governo di rifinanziare il bando per la rigenerazione urbana, dal quale sono stati esclusi tutti i progetti dei comuni toscani. Ora piuttosto concentriamoci sull'argomento che ha infiammato il confronto politico di questi ultimi giorni, la nuova, la terza e ultima nel 2022, variazione del bilancio. La presentazione in aula la fa il presidente della prima commissione, quella stessa commissione che per due volte in pochi giorni aveva visto mancare il numero legale per le tensioni nella maggioranza. Una manovra importante che cerca di dare risposte a molti settori nei quali si manifesta il governo del nostro territorio e che soprattutto mira a garantire da una parte una sanità efficiente, dall'altra a continuare nel percorso di tutela dell'ambiente del nostro territorio e dall'altra ancora fa molti e seri investimenti nel settore della cultura, nel settore dell'istruzione e della garanzia che si deve dare ai servizi all'infanzia. Dunque 46 milioni vanno alla sanità, 36 per la spesa corrente, 10 per Cisanello. Ancora ci sono 11 milioni per la bonifica del sito di Massa, interventi a Montepulciano, a Certaldo, a Castiglioncello per la Virgola, a San Giovanni Valdarno, a Foiano della Chiana e anche in provincia di Pistoia per la ristrutturazione dell'Istituto Forti di Monsummano. Senza ricorrere al credito saranno poi finanziati i contributi per la Fondazione Carnevale di Viareggio e per la Fondazione del Festival Pucciniano. Risorse anche per la protezione civile, per il diritto allo studio, per l'infanzia e l'adolescenza.
cominciamo ad ascoltare i pareri e partiamo da quello del capogruppo di Italia Viva, Scaramelli, che aveva fatto parlare di sé per l'assenza, comunque per motivi istituzionali, nella prima seduta della commissione, poi rinviata. Rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare, dopo 2 anni di mandato, una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. La risposta in diretta, in attesa di una verifica politica più approfondita, è arrivata dal capogruppo del Partito Democratico. La visione, la programmazione avviene con il programma di governo che abbiamo approvato 2 anni fa e con i bilanci di previsione annuali. Quindi Ora, in fine anno, discuteremo anche di quelle che sono le problematiche che devono essere affrontate per dare risposte alle comunità toscane e al territorio della Toscana. Noi abbiamo da approvare il piano regionale di sviluppo, il piano dei rifiuti, l'aggiornamento del piano integrato delle infrastrutture e della mobilità. Su questo c'è un'attenzione e anche un confronto all'interno della coalizione per dare le migliori risposte in una fase difficile che anche la Toscana sta attraversando. Durissime le opposizioni, parlano di teatrino della maggioranza a fronte di alcuni provvedimenti che comunque sarebbero stati, a loro giudizio, anche auspicabili, ma il metodo, dicono ancora i consiglieri di centrodestra, non è accettabile. Non ci vengono concessi tempi, motivandola con l'urgenza, poi la commissione che deve analizzare il bilancio salta 5 volte perché la maggioranza non ha il numero legale, perché i consiglieri di Italia Viva e i consiglieri di minoranza del PD non vengono in commissione e salta. Allora, per studiare il bilancio c'è l'urgenza, per aspettare che PD e Italia Viva si trovino d'accordo sulla spartizione non so di cosa, allora si può aspettare anche 4 giorni. Speriamo non risucceda più. Detto questo, nel merito il bilancio è un bilancio, come ho già detto, che rimanda tutti gli investimenti sulle opere infrastrutturali al prossimo anno, probabilmente il prossimo anno lo rimanderemo a quello dopo e così via, che parla di una serie di interventi puntuali, probabilmente utili, ma che non siamo in grado di giudicare perché non è stato possibile approfondire il bilancio, ma sono interventi puntuali, sono interventi limitati ad alcuni comuni scelti con un criterio che non sappiamo. Siamo coerentemente e fortemente contrari a questa variazione di bilancio e al provvedimento di interventi ad essa relativo. Innanzitutto non ci è piaciuto il metodo, perché la manovra è stata approvata dalla Giunta il 17 ottobre ed è arrivata in Consiglio soltanto l'8 di novembre. In prima commissione abbiamo fatto le corse per studiare in modo approfondito gli atti. Quando poi abbiamo visto, per motivi politici, di tenute della maggioranza, addirittura 3 rinvii. Il presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo, come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni. Così non va. La consigliera Noferi dei 5 Stelle parla di provvedimenti spot. Senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della regione toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di Massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE, a causa di una sua endemica inerzia. E
non solo, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Infine il parere della consigliera del gruppo misto. Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di 2 anni di mandato, ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee, misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana. Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie, non c'è ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti. A margine della discussione sul bilancio si inserisce quella sui conti e sui costi della sanità, introdotta da un'iniziativa del consigliere portavoce dell'opposizione che pone alcune domande. Domande importanti, perché noi chiedevamo dei dati in merito appunto allo sbilancio che riguarda la sanità, una problematica che Gianni stesso ha trattato anche in prima commissione parlando di questo buco che va ben oltre i 500 milioni di euro, e sicuramente non ci rassicura il fatto che lui non abbia dato notizia in merito innanzitutto alla situazione attuale. Non ha detto chiaramente che non ha intenzione di aumentare le tasse, quindi di mettere ancora le mani nelle tasche dei cittadini per pareggiare questo sbilancio, e soprattutto non ha detto qual è la situazione attuale degli interventi che si stanno portando avanti. Il presidente Gianni risponde al portavoce dell'opposizione, ma al microfono di Regionando fa anche una valutazione più complessiva e politica di questa variazione di bilancio. L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della Regione Toscana. Il fatto di avere solo 3 variazioni di bilancio in un anno dà conferma dell'ottima attività di programmazione che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021, il bilancio di previsione 2022, e questo quindi conforta la correttezza, la serietà, la forza dell'azione amministrativa della Regione Toscana. Questa è una variazione di bilancio che si è rivolta soprattutto al sostegno alle attività culturali, 4/5 della spesa corrente che è stata prevista è stata per le attività culturali, come sempre l'ultima variazione di bilancio. La seduta del mercoledì del Consiglio regionale si era aperta, lo sottolineiamo, con un minuto di silenzio per ricordare Roberto Maroni, ex ministro ed ex presidente della Regione Lombardia. Il 25 novembre non è una giornata qualsiasi, i tragici eventi di queste settimane ce lo testimoniano. È il momento di batterci tutti insieme contro la violenza sulle donne. Ci sono molte iniziative in Toscana alle quali partecipano anche i consiglieri regionali. Ne parleremo diffusamente tra 7 giorni. Una delle manifestazioni più rilevanti e spettacolari per sensibilizzare soprattutto i più giovani su questo tema è stata organizzata a Lucca dal mondo del volontariato. E proprio a Lucca, questo sabato, è stato promosso anche il convegno a scuola con il cuore, per educare studenti e insegnanti ad usare il defibrillatore in caso di emergenza. Parte tutto da un'associazione di volontariato. In questo evento vogliamo mettere a confronto il lavoro fatto dalla nostra associazione, la Mirko Ungaretti ODV di Lucca, e le associazioni nazionali che si occupano di insegnare da anni nelle scuole la rianimazione cardiopolmonare, le istituzioni locali e nazionali e regionali, e per parlare tutti della stessa lingua, cioè insegnare ai nostri figli come salvare una vita. E abbiamo messo insieme i personaggi che riteniamo essenziali, quindi ricercatori scientifici, dottori che parleranno della parte medica riguardo l'arresto cardiaco, ex onorevoli che parleranno di 2 leggi che sono state fatte a riguardo. Il cuore grande delle nostre associazioni di volontariato è quello che fa può fare in modo che la Toscana continui a essere la regione che è, sempre vicina agli ultimi, sempre in grado di dare risposte a chi soffre o a chi è in difficoltà. Oggi siamo qui a 10 anni dalla nascita dell'associazione Mirko Ungaretti per mandare un messaggio forte circa l'importanza del primo soccorso, di insegnare a tanti, specialmente alle ragazze e ragazzi. È corretto che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia vicino a un'iniziativa del genere che mette insieme il mondo del volontariato
Stato, professionisti, le istituzioni per fare in modo che i ragazzi siano i primi protagonisti di un processo di salvataggio diffuso, quello che può avvenire con l'utilizzo di un defibrillatore che può salvare la vita a una persona, ha un valore che va ben oltre, diciamo, il semplice iniziativa. Stiamo costruendo delle persone, formando, che possono essere delle persone, degli angeli che salvano le persone. Oltre alle istituzioni, alla presentazione dell'evento ci sono stati i rappresentanti del mondo della scuola. Il rapporto tra scuola e sanità deve diventare un rapporto sempre più stretto, l'abbiamo visto anche con la recente pandemia, e questo è un progetto molto importante che ha due aspetti: uno che riguarda i ragazzi, quindi diamo questa educazione, questo insegnamento al primo soccorso e quindi quello che cos'è l'arresto cardiaco con i nostri giovani, ma formiamo anche tantissimi docenti che a loro volta formano sia i ragazzi che altri docenti ancora. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. C'è una novità a dicembre: la nostra trasmissione Regionando raddoppia, andrà in onda come sempre il venerdì alle 21:15 dopo il TG della sera e in replica durante il weekend, ma con 4 puntate a tema. Ci saremo anche il martedì dal 6 dicembre alle 20 e alle 23:40 con repliche successive. Adesso buona serata e buona prosecuzione su Telegrand Ducato.